parliamo di una Telecaster con un prezzo pazzesco. Sigla. Buongiorno amici e benvenuti, qui siamo al B&M Blues ed io sono Paolino. Oggi parliamo di un'altra bellissima chitarra, sempre low cost. Articoli che a me piacciono tantissimo da provare, perché più delle volte anch'io sono scettico quando vedo il prezzo. Però prima di iniziare a parlare di lei vi chiedo come al solito di iscrivervi al canale, pollice alto, e non dimenticate la campanellina. Bene, parliamo di questa bellissima Telecaster di marca Jet Guitar. Ne ho già parlato di questa marca la settimana scorsa con una Stratocaster, se ricordate bene. Oggi vi ho portato una Telecaster Style, sempre recuperata da Fiber Strumenti Musicali, da Andrea, che gentilmente mi dà la possibilità di portare le chitarre su questo canale, e sono arrivate nel suo negozio da poco tempo queste bellissime chitarre a prezzi molto interessanti, cioè 189 euro. Sono delle chitarre che, quando ho visto il prezzo, ero un pochino restio, però ho già portato su questo canale chitarre low cost che suonano molto bene, e quindi mi sono detto: perché no? Proviamola, e poi se veramente è una chitarra che merita, lo diciamo anche ai nostri amici del B&M Blues. Ebbene, questa chitarra è veramente fantastica. Corpo in tiglio, quindi non pesa tantissimo. Classica configurazione, come potete vedere. Telecaster, quindi due single coil, uno al ponte mentre il classico al manico, tono, volume e il suo selettore a tre posizioni. Il manico satinato a C, in acero tostato, così come la tastiera in acero tostato, e ha un bellissimo suono. I tasti sono messi giù anche di questa chitarra benissimo. Il capotasto, come la sua sorella, è in osso, che dà quella bella risonanza, anche se i Graftec non sono male, perché comunque non è plasticaccia il Graftec, attenzione, è un materiale molto buono come risonanza, ma l'osso, il capotasto in osso, dà quel non so che in più. Forse è un po' anche la mentalità, ma però a parer mio sembra che dia una risonanza diversa, ma è questione proprio una sottigliezza, veramente una sottigliezza. I suoni di questa chitarra sono classici di una Telecaster, che andiamo chiaramente a sentire, e partiremo con, come al solito, pick up al ponte e clean. Avete sentito come è veramente cristallino il suono del pickup al ponte, e così deve essere. Se andiamo a miscelarli entrambi, il suono comincia a essere un po' più corposo. Mentre se invece andiamo a prendere il suo pickup al manico, è chiaro che diventa più cicciotto.
trovo un po' il pick-up al manico un attimino ovattato come suono. Questo alle mie orecchie, però voi potete smentirmi sempre nei commenti e fare i vostri commenti su questa chitarra, che li gradisco sempre volentieri, perché vedo tutte le volte che siete molto attenti sugli argomenti e preparati. Ora andiamo a sentire qualcosa di crunch. Partiamo sempre dal ponte. Sentite com'è proprio bello squillante come suono. Misceliamoli. Miscelati creano un po' di rotondità al suono. Ora andiamo a sentire solo quello al manico. Non mi dispiace neanche sul crunch questa chitarra. Chiaramente parliamo sempre di una chitarra da 189 euro, con dei materiali fatti veramente bene e, a parer mio, come Telecaster si mette in un segmento dove va un attimino a sgomitare sulle chitarre low cost. Ne ho provate di diverse, di chitarre low cost e Telecaster, ce ne sono stati peggiori di questa, migliori di questa, uguale a questa, ma magari in futuro faremo una comparativa di chitarre low cost che sono transitate Telecaster qui al BM Blues. Se vi interessa scrivetemelo nei commenti. Nel frattempo spero vi sia piaciuta questa recensione di questa chitarra low cost, che potrebbe essere una chitarra muletto da portarvi sempre dietro, una chitarra da fargli magari qualche upgrade, perché coi costi che ha ci si può divertire, oppure quello che più gli si addice è proprio a un chitarrista che approccia per i primi passi sulle chitarre elettriche. Poca spesa, tanta resa. Tutto chiaramente vi metto in descrizione, il link dove andarla a vedere da Firebird o Shopline, sempre da Firebird, per andarla ad acquistare, e tutte le sue caratteristiche di questa chitarra. Amici, lunga vita al blues, ci vediamo giovedì prossimo, buon pomeriggio!